Siamo con Tonia Laporta, referente Plastic Free Genzano. Esatto. Ci puoi raccontare come sarà organizzata la mattinata? Sì, allora stiamo creando 4 gruppetti diversi. Uno si occuperà della via Diana che scende verso il museo delle navi romane, un altro si dirigerà ai giardinetti pubblici dove c'è l'area giochi per bambini. Poi ci occuperemo anche di via Matteotti, che è vicino al centro di Genzano, e l'ultima strada, quella che costeggia l'Olmada di Genzano. Quindi arriveremo ai Salesiani, all'anfiteatro dell'Olmada. Bene. Quindi ci occuperemo di queste 4 zone strategiche, anche per farci vedere dal cittadino, dare l'esempio che si può fare, cioè non è una cosa impossibile. Benissimo, e tutto il percorso avrà la durata di? Allora, termineremo alle 11:30, quindi con la foto finale e anche un resoconto di quello che è stato raccolto, quindi stimeremo un po' più o meno quanta plastica e quanta indifferenziata siamo riusciti a prendere. Quindi ci vediamo tra un paio d'ore circa, 2 ore e mezza circa. Buon lavoro. Grazie. Grazie a te. A voi. Di tutto, tutto quello che vuoi. Allora, un bidet, una motosega, aspirapolvere, televisore. Poi ci sono materassi, gomme di tavolo, anche sacchetti pieni di immondizia, cioè uno, sacchetti buttati con tutto, capito? Con tutto dentro, in differenza. Prologo. Allora Tonia, siete appena rientrati? Sì, allora adesso dobbiamo contare semplicemente quanti sacchetti sono stati raccolti. Noi sappiamo che è una media di 6-8 kg a sacco, quindi per dare una stima poi finale. E il raccolto è stato abbondante, come potete vedere, e tanto c'è ancora da fare. Quindi l'appello è di per tutti i cittadini, per dare una mano a Plastic Free, a questo tipo di iniziative che sono su tutto il territorio nazionale. Quindi ringrazio chiunque aderirà in futuro, perché come vedete il lavoro è tanto. Scusami Tonia, innanzitutto complimenti a tutti. Grazie. Volevo sapere adesso quindi cosa materialmente cosa succede, tutti adesso questi sacchi. Adesso arriverà l'azienda municipale Volsca a ritirare tutto, perché ci siamo accordati con loro per il ritiro. Quindi caricheranno tutto in questo istante. La cosa importante è che ritirino soprattutto. Quindi siamo in attesa che arrivino. Alle 11 abbiamo l'appuntamento, quindi dovrebbero venire. Grazie. Altrimenti c'è il referente che contatterò. Bene, grazie. Grazie.